Siamo soliti pensare che le custodie dei nostri telefoni siano sempre un contorno, un qualcosa di secondario rispetto al nostro smartphone. Ma se invece per una volta non fosse così? Se per una volta il nostro smartphone passasse in secondo piano per lasciare spazio a una custodia? Quest'oggi stiamo per scoprirlo. Infatti, 2-3 settimane fa ho fatto qualcosa di stupido. Molto. Come saprete, e come recita anche il nome del canale, ho sempre avuto una passione per l'oro. Questo mi ha portato ad avere iPhone d'oro, perfino con il mio nome scritto sopra. Ammetto che era una pacchianata, però comunque era una cosa per celebrare i 500.000 iscritti. Così come ho celebrato gli 800.000 con questo, un iPhone X d'oro, il cui disegno che vedete è stato scelto da me. Proprio come ho anticipato nella intro, per una volta ho deciso di fare qualcosa di diverso, tralasciando appunto gli smartphone d'oro per dare spazio a qualcos'altro d'oro, ovvero le cose che proteggono gli smartphone stessi, le custodie. Ha senso quindi rendere delicata, preziosa, fragile un qualcosa che invece dovrebbe servire a proteggere lo smartphone? Cioè, servirebbe una custodia per la custodia, non so se rendo l'idea. Ecco, comunque tutto è cominciato qui. Aspettate però, prima di continuare con il video, vi chiedo gentilmente di lasciare un mi piace e iscrivervi. Lasciate anche un commento se vi va. Insomma, supportate più che potete il canale, perché come scoprirete tra poco, questi sono video abbastanza costosi. Quindi sarebbe bene perlomeno rientrarci un poco. Peraltro poi, se il video andrà bene, alzeremo l'asticella sempre più in alto, facendo acquisti sempre più folli. Riprendiamo. 2-3 settimane fa, quindi, ho fatto un video sul canale dove facevo degli acquisti particolari. Una custodia per smartphone, direi abbastanza vistosa. Noi non volevamo una semplice custodia che fosse di colore oro. Noi volevamo una custodia che avesse dell'oro. Questa, beh, è placcata d'oro, esattamente come i miei iPhone. Tra le varie opzioni disponibili abbiamo scelto proprio questa qui, con il logo Apple dietro. Ho impostato iPhone 14 Pro Max e il prezzo su per giù era questo. Se non fosse che poi a tutto ciò si è andata ad aggiungere anche la dogana. 40 euro. Per l'esattezza, ho pagato più di 200 euro per una custodia. Ci sono smartphone che costano meno della custodia che userò per proteggere il mio iPhone. È chiaro che tutto ciò non ha assolutamente senso. L'ho fatto perché andava fatto e qualcuno doveva farlo. Quindi sono felice di dirvi che la custodia è finalmente arrivata e che l'unboxing sta ufficialmente per cominciare. Quindi mettetevi comodi e godiamocela insieme. La scatola si presenta semplice, ma allo stesso tempo molto luxury. La proprietaria del negozio mi ha anche detto che dentro dovrebbe esserci una sorpresina. Infatti, eccola. Si tratta di un portafoglio molto carino, probabilmente in finta pelle, e molto squamoso. Vabbè, comunque devo dire che sorpresa apprezzata. Capisci che hai speso troppo per una custodia quando ti regalano anche un portafoglio insieme ad essa? Signori e signori, adesso veniamo alla cosa che noi tutti stavamo aspettando. Bigliettino con scritto grazie per averci scelto. Da questo strappo intravedo già qualcosa d'oro e... ok, questa cosa è veramente esagerata. Nella scatola non c'è più niente. E questa è la custodia. Dentro c'è anche una pezzetta. Ipotizzo che le nostre dita lasceranno dei grandi aloni su di essa. Dietro è molto carina. La parte che interessa a noi è questa. Cavolo, sembra davvero... Allora, come avete visto, la custodia è molto, molto bella e luccicosa. Come potete vedere, da qui ci ho fatto mettere anche il nome del canale, il nuovo nome, quindi Giampaolo Golden. Sotto c'è scritto 24 carati Gold Edition. Analizzandola bene, dopo un primo sguardo, si percepisce anche qualche piccolo difetto. Forse quello principale è che mentre il retro della custodia è d'acciaio, in metallo, insomma, i bordi sono di plastica. Infatti, non so se riuscite a vedere da questo
questo video, ma si vede anche la giunzione della plastica stessa. Non è una bellissima cosa, anche perché ho paura che la plastica col tempo tenda a graffiarsi e a rovinarsi un po' troppo rapidamente. Questa è la mia paura. Altro piccolo difetto: la placca in metallo che è stata messa sul retro della custodia non è stata tagliata alla perfezione. Si riesce a vedere qualche piccolo dettaglio nei tagli, appunto, che non dovrebbe esserci, però comunque stiamo parlando di un prodotto artigianale, ci può anche stare. Sto proprio guardando il pelo nell'uovo. La cosa più fastidiosa è la plastica, ecco. Allora, la sto maneggiando da non troppo tempo, è già piena di ditate, ma vabbè, su questo non possiamo farci niente. Comunque andiamo a prendere il nostro iPhone, rimuoviamo la sua normale custodia, diamo una pulita a quella d'oro, rendiamola presentabile, e adesso andiamola a inserire nell'iPhone e vediamo il risultato. Allora ragazzi, adesso che è nuova, cioè la custodia fa un effetto veramente assurdo, qualcosa di, non lo so, superlativo, ti si accendono gli occhi quando la vedi. È così perfetta, brillante, e cioè esteticamente è qualcosa di veramente assurdo, che vi devo dire. Giudicate un po' voi. Se tu posi l'iPhone sul tavolino, ti si accendono gli occhi ogni volta che lo vedi. Anche lateralmente molto bella, anche se lascia le parti sopra e sotto non protette, ma comunque gli spigoli dovrebbero essere protetti, anche se dubito un po' dell'efficacia della protezione di questa custodia, anche perché se ti si rompe la custodia stessa, sono cavoli. Devo dire che rende il telefono anche bello pesantuccio, però è massiccio, quindi dà un'impressione di solidità piacevole al tatto. Unica cosa è che probabilmente dovrò passare il resto della mia vita con una pezzetta nelle tasche pronta per essere utilizzata e per lucidare questa bellissima custodia che si riempie di impronte con una facilità veramente estrema. Vediamola anche a confronto con i Golden iPhone e, beh, che dire, direi che quest'ultimo, pur non essendo un iPhone dorato, non sfigura al loro confronto. Ovviamente, ragazzi, non è tutto oro quello che luccica, come abbiamo visto in questo video. Mettendo questa custodia dovremmo accettare vari difetti, quindi impronte digitali dappertutto. Dovremmo abituarci all'idea che molto probabilmente pian piano si graffierà sempre di più, va usata solo per eventi e occasioni particolari, cene di gala, cose così. La protezione che assicura il nostro smartphone non so effettivamente quanta possa essere, però cavolo, si è bella. La bellezza di questa custodia ti fa dimenticare tutti i suoi difetti. Eccetto per il prezzo, perché parliamone, 200 euro è venuta a costare, 155 togliendoci la dogana. Sono comunque tanti soldi per una custodia. Chi lo farebbe? Beh, diciamo che la clientela di prodotti del genere è molto ristretta. Però c'è, esiste, tant'è vero che esistono anche iPhone d'oro. E questa può essere una soluzione più economica all'acquisto di un iPhone d'oro che può venire a costare dai 3.500 euro in su. Nel mio caso io l'ho acquistata per fare questo video perché amo tutte le cose golden. Quindi penso che per il momento la toglierò dal telefono perché voglio preservarla il più possibile per l'occasione giusta. Togliamola con molta cura. Quindi, beh, direi che questo video può terminare qua. Spero davvero che vi sia piaciuto e preparatevi perché ci sono altre cose particolari nel mondo degli smartphone che stanno per arrivare, se non smartphone stessi, appunto. Se vi va, lasciate un mi piace, condividetelo con chi vi pare, insomma, lasciate un commento scrivendomi che cosa ne pensate di questa custodia, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e, che dire, da Giampaolo è tutto. Ci vediamo con la prossima connessione. Ciao a tutti!